Era pronosticabile e così è stato. KO della Sego contro il Siena, anche se dopo il set vinto qualche vaga speranza era stata in corso d'opera riaccesa. Il guaio grosso è che il successo del Mondovì ha lasciato in solitaria l'Ortona, due retrocedono, il tutto alla vigilia di un altro match a rischio, il Lagonegro, reduce dal tondo 3-0 sul Bergamo. L'arrivo di un rinforzo prestigioso potrebbe restituire morale all'ambiente, vedremo, anche perché qualche segnale fausto è affiorato. Giornata sì invece con ottime percentuali è quella dell'Abba che vince a mo' di allenamento nel Cuneese contro un modesto Savigliano che fa brillare le stelle pinetesi senza colpo ferire, stelle che dopo la discesa dal vertice al terzo posto risalgono sul secondo podio con un calendario in arrivo sulla carta agevole. In A2 femminile sempre più cupa la situazione di un rimaneggiato Altino scivolato pure a Olbia per restare a zero prima del proibitivo turno infrasettimanale domani sera a Lanciano contro la capolista San Giovanni Marignano e in attesa di almeno due pezzi, un'alzatrice e una centrale. In B maschile al capo dell'Alba Adriatica, penultima, risponde un Paglieta vittorioso nello scontro diretto col Pomigliano. La classifica ora conforta. In B1 femminile, eccellente e convincente exploit esterno, il settimo punto conquistato di una scatenata Teatina Chieti 3-0 contro il San Benedetto del Tronto, nonostante la reiterata assenza della leader Corradetti. In B2 sempre femminile, mentre la vice capolista Teramo continua a vincere, pure in trasferta anche nelle Marche, la Cetias Montesilvano festeggia la prima affermazione dell'anno sconfiggendo il Pagliare e uscendo dall'area rossa. Ma il clou riguarda lo spettacolare derby tra pescaresi vinto 3-1 nelle immagini dal Gada che sale nelle zone alte sulla Dannunziana. Piacevole, tirato punto a punto, nonché di alta qualità. Un 8 a tutti i protagonisti, nessuno escluso. E sabato altro derby, Dannunziana contro Cetias, niente male.